1, 2, 3, 4, prova. Un pochino le riprese del vlog e quindi ecco l'opera di Oscar Bacciglieri e veramente guardate il risalto di questi bellissimi colori. È uno studio che Bacciglieri ha fatto proprio molto importante con grande sperimentazione artistica, ma abbiamo qui l'artista Oscar Bacciglieri che dal vivo ci può anche proprio commentare la sua opera e com'è stata la sua esperienza con Window Art. Potrei iniziare dicendo che mi è piaciuta moltissimo l'iniziativa, ho partecipato molto volentieri a questa cosa perché ritengo che coinvolgere una parte della città in avvenimenti artistici sia importante. Invece di lavorare sulle vetrine, in questo caso ho deciso di concentrare la mia attenzione sulle due vetrinette esterne retroilluminate, enfatizzando la sovrapposizione dei materiali. Quello che vedete è un lavoro in carta vetrata, sono delle sovrapposizioni di nature morte in sostanza, è una caduta di foglie e terra sul pavimento che rappresentano la stratificazione della memoria. Diciamo così che queste opere rimandano anche ai lavori che faceva Gilardi in gomma piuma. Ringrazio Michele, ringrazio Stefano Santachiara di avermi coinvolto in questa iniziativa. Spero che non si fermi qui, ma di riprendere anche l'anno prossimo. Saluti a tutti e auguri dalla profumeria Angela Vaccari. Finalmente ci siamo ragazzi, questa sera c'è l'inaugurazione della Selmi Window Art qui in via Selmi appunto, andiamo a vedere. Benvenuti in Avery Perfume Gallery, come molti di voi già conoscono le nostre iniziative, questa sera celebriamo di nuovo l'arte e questo è l'ultimo progetto nato dall'incontro con Celso Fadelli e Silvia Giovanardi, che questa sera è presente, madrina di questo progetto Window Art, che nasce proprio da questo incontro a Milano e nasce dalla vetrina anche, in modo proprio sperimentale, dalla vetrina del nostro negozio in Corso Como Avery. Il progetto Window Art, nato da questa brillante idea, ha la sua declinazione collettiva e sociale, direi, qua a Modena, in via Selmi, dove abbiamo appunto Avery Perfume Gallery. Ed ecco che dall'inizio di via Selmi, la parte che parte da Piazza Grande fino a qua, sotto i portici, la via si trasforma in una grande galleria a cielo aperto con queste vetrine che diventano tele, proprio gigantesche tele che poi di notte si illuminano, quindi siete tutti invitati a andarle anche a vedere nei prossimi giorni. Serata della Window Art. Notoriamente le finestre per le case sono come per noi gli occhi, per cui il fatto di dipingere sugli occhi delle abitazioni e dei negozi e degli esercizi commerciali è un po' come dare la possibilità all'arte di vedere e di farsi vedere e quindi di unire quello che sta fuori a quello che sta dentro. Per cui sono felicissima di essere madrina e fruitrice di tutta quest'arte che ci troviamo intorno e che ammalia ed emoziona tutti. Grazie. Io sono contento di aver fatto a modo mio, diciamo, un po' da primista, facendo qui per diciamo, la prima vetrina, un po' visto con questi cavalli che bene o male sono, hanno lasciato un bel segno, insomma ci siamo divertiti anche abbastanza. Ho trovato questa iniziativa molto interessante, l'idea di lavorare in strada, in via Selmi, a contatto con i passanti, con il pubblico è stato molto piacevole.
bello secondo me che l'arte esca anche dagli studi ogni tanto, e il confronto con le persone comuni è stato veramente bello, particolare. E le opere che ho presentato io sono queste. Questa è Incisione, si chiama Mississippi Goddam, è dedicata a Nina Simone, la grandissima artista afroamericana, scomparsa nel 2002. E il testo della canzone di Mississippi Goddam è stato inciso all'acquaforte, acqua tinta, e al contrario lasciando, diciamo, in lettura solo le frasi più incisive del testo, in uno degli abiti che lei solitamente usa indossare. Gli altri invece sono opere dedicate al modo di guardare che hanno le persone, infatti quello si intitola Guardami per quello che sono e non per quello che tu vorresti che io fossi, e l'altro si intitola Bla Bla, che parla da solo perché si riferisce a tutto quel chiacchiericcio, quel vocio che ci fa fare spesso cose che noi non vorremmo fare. Come al solito mi piace anche andare un pochino tra la gente e vedere e sentire, vi voglio far sentire esattamente, scusate, voglio farvi così assaporare un attimino questo momento, questo attimo. Intanto diciamo che Modena ha appetito, ha fame di queste iniziative, soprattutto in centro storico. Questa è una delle prime che sono state fatte dopo tanto tempo. L'auspicio è che sia la prima, ma che non sia l'ultima, perché le nostre strade hanno veramente bisogno di arte, di visibilità, di animazione, e noi cerchiamo di fare, abbiamo dato il nostro contributo per poter poi continuare anche negli anni futuri. Perché la sfida di creare delle opere su vetro all'esterno in un luogo di passaggio non è banale, non è scontato, soprattutto da artisti che normalmente lavorano in maniera diversa, come io per esempio lavoro molto sull'acquarello, quindi una tecnica estremamente soffusa, estremamente leggera, e tocca rimettersi in discussione. Questo è anche il bello dell'arte, è una sorta di rinascita, che una sfida, meglio, che va affrontata, e questa è una bella occasione. Quindi devo ringraziare Avery e Stefano Santachiara. Vi do appuntamento ovviamente al prossimo video, e quindi come al solito ci beccheremo al prossimo video. Ciao a tutti.